capopollo di una famiglia decaduta. Molto decaduta. Non anelo a farla mia per tutta la vita. No. Ma stasera almeno una calata di braghe. Niente. Sai, questo appartamento me lo vogliono pignorare. Lo so, l'ufficiale giudiziario ha detto che hai ben 19 istanze. 19 stanze? Che strano, a me è sempre sembrato un bilocale. Sì, va bene. Comunque è arredato malissimo. Anche il tuo appartamento è arredato malissimo. Ah. Ho guardato per oltre 2 ore quel quadro che hai nell'ingresso. Ah. È orrendo. Ma è uno specchio. È la figura. Guarda, da quassù le persone sembrano piccolissime. Ah, sì? Ma quelli sono i nanetti da giardino. Che belli. Non si assomigliano affatto ai 7 nani. Ho litigato con tutto il condominio. Non lo vedi, brontolo? Com'è? No, non brontoli. Dici le cose come stanno, no, se non si assomigliano. No, dico, non lo vedi, brontolo? Non brontoli. Dici le cose come ti vengono. Ho detto, non lo vedi, brontolo? No, non brontoli. Però dopo un po' rompi le palle. E siamo tornati al Teatro Palazzo di Bari per ridere. Siamo convinti che rideremo con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Grazie di essere qui. Grazie a voi, non è detto che si... No, proprio per ridere lì. No, non è vero. Siamo con questo nuovo spettacolo, una commedia francese dal titolo Gli impiegati dell'amore. È tutto sold out e quindi siamo carichi a molla. Sicuramente. Innanzitutto voi siete una coppia anche nella vita. Sì, vabbè, ma non parliamo di tragedie, altrimenti poi... è una commedia, si deve ridere, sì. Comunque sì, la risposta è sì. Ecco, quindi agenzia matrimoniale per voi non serve, diciamo. Ma figurati. No, ma servirà presto. Sì, in programma... apriamo i casting. Cercasi il ragazzo bruttarello per Maria e ragazza molto molto bella per me. Sì. Voi siete timidi anche nella vita? Sì, abbastanza. No, diciamo che partivamo da una grande timidezza, sia io che Corrado. Però dopo, col tempo, sai, siamo diventati sfacciati. Quindi questo ruolo, questi due ruoli vi riescono benissimo, sono due personaggi molto timidi. Sì, no, diciamo il mio personaggio è molto timido in questa commedia, quello di Maria è un po' più, come posso definirlo? Aggressivo. Ecco, i due però piano piano in questa crisi lavorativa, perché lo spettacolo è anche uno spettacolo dove si riflette, parla di crisi lavorativa, proprio questa crisi li porta a doversi confrontare, a comunicare, poi si innamorano, fanno l'amore e dopo 10 giorni scoprono che l'amore è già finito. Bellissimo, no, no, ovviamente non riveliamo tutto. Svela tutto. No, però sicuramente ne vedremo delle belle, ma voi siete abituati comunque essendo una coppia, facendo sempre degli sketch di coppia, siete comunque abituati a queste tematiche? Sì, siamo abituati a queste tematiche, però questo spettacolo è un po' diverso dal nostro solito linguaggio. Non è una commedia nostra, è di David Foenkinos, questo autore francese, quindi soprattutto nella prima parte ha proprio un altro sapore, ci facciamo vedere in una chiave diversa, poi approderemo alla nostra chiave, che è quella più cinica e cattiva, dove la coppia si bastona. Oh, mi hai convinto, però lo vengo a vedere. Parte una base iniziale romantica, come in tutti gli amori, all'inizio sono tutti romantici, ma poi... Ma dura poco, dura poco. Ecco, ma lo siete anche voi, ci vorrebbe un cuoricino in sovraimpressione per circondarvi. Io spero che questo cuore venga fatto. Che lo fanno, guarda, sì. Te lo fanno, questa tamarrata te la fanno. La nostra regista ve lo fa sicuramente. Ma voi come vi siete conosciuti? Prima a livello sentimentale oppure a livello artistico? E mentre facevamo l'amore la prima volta parlavamo già di teatro, no? Ci siamo conosciuti prima a livello sentimentale, non volevamo lavorare insieme perché abbiamo detto magari la coppia poi scoppia, si rovina, eccetera eccetera. Poi per puro caso una volta siamo saliti sul palcoscenico insieme a fare uno sketch che poi è approdato alla Jalapas, ci siamo divertiti talmente tanto che da quel momento in poi siamo diventati coppia, anche artistica. Infatti, tra l'altro l'umorismo macabro di Vianello lo abbiamo ritrovato anche nel vostro sketch bellissimo, Mortality Show, leggo. Sì. Io ho seguito sempre. Sì, no, è vero, partiamo da un umorismo cinico, più che macabro cinico, però nel Mortality Show sì, era anche macabro. Vi siete messi in gioco benissimo. Sì, grazie. Era difficile da capire come sketch, però l'hanno apprezzato e noi siamo andati avanti. Sicuramente, poi la simpatia, voi no? Sicuramente avrete in mente qualcos'altro per il futuro, cos'è che magari avete nel cassetto che volete proporre? Allora, nel cassetto, ma a breve, di breve realizzazione, stiamo lavorando al nostro primo film. Addirittura,
Potete anticiparci qualcosa? Assolutamente no, ma sarà girato in gran parte in Puglia, questo bisogna dirlo. Perfetto, tu tra l'altro sei pugliese di origine. Sì, io sono di Lecce, di un paesino che si chiama Marittimo, in provincia di Lecce, quindi sul mare, sai perché uno non deve fare il cittadino? È nato al mare, a Lecce si dice Poppiti, io sono proprio Poppiti, nato al mare, e sì però viviamo in giro per l'Italia, però quando possiamo torniamo sempre ed esclusivamente in Puglia a mangiare pasticciotti. Perfetto, allora il leccese con la canadese, li vedremo prestissimo. Canadese. Anche sei posti, diciamo, una canadese sei posti. Perfetto, però diamo gli appuntamenti per questa commedia in giro per l'Italia. Aia, chi guarda, si ricorda? Noi non ci ricordiamo nessuna data, mi ricordo solo che la prossima data è il 2 febbraio a Firenze, quindi venite. E poi dovete guardare sì, la il calendario pagina perché Facebook, non ce lo ricordiamo. Non so di Biase Facebook. Perfetto, e a quelli che il calcio ovviamente. A quelli che il calcio non ci siamo più. Hai fatto una gara. Aia! Se non la tagliare, non la tagliamo, no. Tienila. Si è preparato male. Per fare questo spettacolo gli impiegati dell'amore e per altri impegni non abbiamo fatto quelli che è il calcio, stiamo girando con la commedia e ci potete ascoltare a Radio 2 con il grande Enrico Weimann, Marco Re e Federica Cifola e poi insomma il film che sarà in preparazione a breve, insomma a breve, ci vuole un po', il film ci vuole sempre un po', però poi lo presenteremo, gireremo a breve. Trasformeremo questo teatro che prima era un cinema nuovamente in cinema per proiettare il nostro film. Bellissimo, ottimo. Convinto, adesso sì. Cerchiamo di convincere anche gli organizzatori qui, i proprietari e ok, il gioco è fatto. Ci riuscirete senz'altro. Io vi ringrazio, siete stati gentilissimi e ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima, ciao! Ciao. Era bello essere sul palco per recitare perché è il nostro anniversario di matrimonio, quindi era...